Io non l'ho mai vista, la donna più bella. Ah, Beatrice. Poi quando ci stanno i sordi, ti preoccupare che ci riesci. E per me adesso la signora Princess è meglio pure dall'Italia. I gusti sono gusti. È meglio, voglio se meglio. È andato in scena ieri sera Ladro di razza, il quinto spettacolo della stagione teatrale del Pirandello. Un'opera di Gianni Clementi, una commedia neorealistica, ambientata nella Roma del 1943, che alterna la comicità a momenti di riflessione e commozione. Protagonista assoluto l'attore figlio d'arte Massimo D'Apporto, nei panni di Tiberio. Un modesto ladro e truffatore abituato a inventarsi la vita, che esce dal carcere dopo aver scontato l'ennesima pena. Non può tornare a casa dei suoi perché sulle sue tracce c'è un usuraio noto per la sua crudeltà. Decide quindi di rifugiarsi nella catapecchia di Oreste, suo amico d'infanzia, che lavora come operaio nelle fornaci. Tiberio deve assolutamente trovare al più presto dei soldi. Conosce casualmente una ricca zitella ebrea, Rachele, che vive da sola in un appartamento lussuoso del ghetto. Sarà lei la sua vittima. Tiberio la corteggia e dopo un estenuante resistenza della donna riesce finalmente ad entrare nelle sue grazie. No, fermatele! Non c'è niente da fare! Non gliela faccia! A me pare che mi ha preso peggio! Strignetemi, strignetemi, che magari mi passa! Allora, avete finito? Ah, hai capito l'avvocato! Va meglio? Ormai è di casa e pronto per il furto. È l'alba del 16 ottobre 1943, il momento del rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma da parte dei nazisti. Ma il piccolo uomo Tiberio, opportunista e vigliacco, scoprirà in sé un inaspettato coraggio che gli consentirà un grande riscatto. Mo ci riescono i tedeschi. Io lavoro a modo mio. Ho fatto... Ah. E... E poi il forniciato, l'avvocato. Stamattina faccio l'ebreo. Va bene che? Sei contenta? Oggi sono ebreo qui. Uno spettacolo con un protagonista d'eccellenza, Massimo D'Apporto, che racconta ai nostri microfoni i suoi progetti futuri e ci parla di Agrigento. Progetti, per me la cosa principale sarebbe quella di divertirmi, di andare in vacanza, di poter unire momenti di lavoro e altri momenti di tempo libero. Insomma, questo è un lavoro abbastanza precario il nostro, per cui quando dicono adesso si sta riposando, non è vero, non è che mi sto riposando volendo, è che alcune volte non c'è il lavoro, oppure ci sono delle proposte che non sono valide, proprio sia per me come attore che come proposta per il pubblico. Dovrebbe uscire in televisione su Rai 1, penso nel mese di aprile, Mister Ignis, che è un lavoro in due puntate che ho girato a Belgrado. È la prima volta che viene ad Agrigento o era già stato? No, insomma, muovermi sia a piedi che in macchina. E mi muovo tra il teatro e la Valle dei Templi, poi certe volte vado a San Leone perché mi piace la spiaggia. Oggi sono stato alla Scala dei Turchi. E niente, stavo per fare un tuffo, poi ho capito che era meglio lasciar perdere.